Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Gianni Sperti è pronto a registrare le prime puntate di Uomini e Donne ma si è scatenato un terremoto. Cos'è successo nelle ultime ore? Gianni Sperti è l'opinionista di Uomini e Donne che sta per cominciare a registrare le puntate della prossima stagione. Scopriamo insieme il polverone che si è appena sollevato attorno a lui. Gianni Sperti condivide lo studio con Tina Cipollari e Tini Cansino per la commentare le vicende amorose dei protagonisti del parterre femminile e maschile di Uomini e Donne. Sperti è amatissimo dal pubblico perché non ha peli sulla lingua e riesce a scovare i furbetti che stanno in trasmissione solamente per visibilità. L'ex ballerino si trova spesso in disaccordo con la Cipollari e questo crea grande curiosità nel pubblico, che ovviamente da casa prende posizione con l'uno o con l'altra opinionista. In questo momento però si è sollevato un gran polverone proprio prima dell'inizio delle registrazioni di Uomini e Donne, scopriamo insieme che cosa sta succedendo e cosa ha fatto indispettire il pubblico. Da qualche anno Uomini e Donne è strutturato in modo diverso. Il trono over e il trono classico, con i tronisti e corteggiatori e corteggiatrici, sono registrati nello stesso momento. Così, alle spalle di Maria è stato creato una scalinata dove si siedono i corteggiatori e le corteggiatrici. Le puntate così sono registrate in modo misto e il pubblico vede entrambi i troni. Nelle ultime ore però il pubblico dai social network ha espresso il desiderio di vedere esclusivamente il trono over. C'è stata una rivoluzione totale da parte degli spettatori, perché la maggior parte di loro non gradisce più il trono classico, un vero bluff. Cosa ne penserà Gianni Sperti? L'ex ballerino infatti si troverebbe a commentare insieme a Tina esclusivamente le vicende di Gemma Galgani, Ida Platano e gli altri beniamini, che da anni siedono nel parterre. Le puntate così però sarebbero forse un po' troppo noiose. Il pubblico non vede l'ora di vedere Sperti all'opera ai siparietti e della Cipollari con Gemma Galgani. Del resto e dei nuovi tronisti che saranno presenti importa davvero poco. Maria De Filippi potrebbe raccogliere questi malumori dai social network? Forse col tempo la conduttrice e la sua squadra potrebbero apportare qualche modifica al dating show, ma è tutto da vedere. Il pubblico sicuramente sarà incollato davanti alla TV lunedì 19 settembre per il ritorno di Sperti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.